Ed eccoci qui, appena terminato il terzo webinar dedicato all'apertura delle porte dell'Academy e subito zompato immediatamente alla 153 puntata dell'Imprendi Promotore Podcast. Tra l'altro una puntata questa, di, 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 quella, di questa sera particolare, eh, prima di tutto perché devo fare una missione, è la prima volta in assoluto eh, in 153 puntate che arrivo... Impreparato, nel senso che ho tutto qui in testa come si suol dire, ma non mi sono eh, buttato giù gli appunti. Detto ciò, questo non vuol dire che non cercherò di fare una puntata che possa darvi come al solito eh, dei contenuti che possano essere dei contenuti di valore, anche perché questa sera di fatto è l'ultima puntata di questa serie di puntate dedicate all'Academy e quindi dove in ben 13 puntate ho rivelato ogni volta un argomento differente dedicato ai singoli bimestri dei percorsi didattici dell'Academy e se ieri sera con la bravissima Elisa Collazuol ho fatto un po' la sintesi, il riepilogo di quello che è il percorso Gold, questa sera invece cercherò appunto di condividere con te e fare una sintesi. Di quello che è il percorso platino, inoltre, poi c'è un altro mio studente eh, che intervisterò nella seconda parte. Che è Marco La che tra l'altro sono veramente felice di avere in trasmissione anche perché è, è, lo vedrete, è spumeggiante letteralmente. E oggi, parlando appunto di platino, sicuramente mi soffermerò su quelle che è un po' l'importanza di andare a leva, cioè. Nel momento in cui poi, dopo che hai fatto il percorso di trasformazione da consulente finanziario a imprenditore, a quel punto poi è necessario passare da imprenditore a vero e proprio... Io mi sono inventato, visto che mi piace molto fare eh, dei mix con le parole, no? se per usare un termine dotto le crasi, mamma mia, eh, sarebbe la fusione di due, di due parole, allora mi è venuto in mente che... Eh, da imprendi promotore a diventare un leader di pensiero che è in grado di poter influenzare le altre persone, a questo punto mi è venuto in mente il termine consulencer, ovvero eh, appunto l'unione tra consulente e influencer. Perché se ci pensi per un attimo, chi è l'influencer? Ma ne ho già parlato anche in un'altra puntata. Fondamentalmente, una persona che eh, magari ha sperimentato per te una serie di cose, penso che chiunque magari abbia avuto modo di seguire, per esempio. Qualche influencer per quel che riguarda, che so, la parte di high tech, eh, la parte di, eh, legata alla moda. Io che ho due figlie femmine, eh, si raccontano quando ci incontriamo sempre che seguono Clio, Make Up e altre influencer legate al trucco. Eh, però se tu ci pensi, l'influencer che cosa fa? Eh, non è molto dissimile da quello che fa un consulente finanziario. Nel senso che il consulente finanziario tecnicamente prova prima di altri, grazie proprio alle sue solide competenze eh, tecniche, eh, strumenti, prodotti, soluzioni e dopo a quel punto non fa altro che suggerirne eh, l'utilizzo. Ecco, in fondo eh, il consulente finanziario è di fatto un influencer, un consulencer in questo caso, ma deve farlo. Ovviamente, eh, con, costruendo eh, dietro di sé una proprietà intellettuale, perché eh, l'abbiamo detto, senza pensiero e senza pensiero portato all'esterno, eh, si rischia fondamentalmente di essere uno dei tanti. C'è un metodo, un protocollo. Eh, se pensate all'ambito medico, il metodo è ciò che distingue, per esempio... Un, eh, che so, un, nutri un nutrizionalista di successo da un bravo nutri un nutrizionalista ma che però ovviamente non ha la notorietà e l'autorevolezza magari di, 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 del suo collega che invece ha scritto libri eh, è in televisione ha brevettato per esempio un percorso magari di, 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 di alimentazione e via dicendo ovviamente a capo di un'impresa devi necessariamente badare anche a quelli che possono essere i processi perché senza processi non sei in grado di poter portare anche del valore e chiedo scusa della costanza nella proposta di valore poi ovviamente bisogna lavorare moltissimo sulla customer experience dei clienti lavorare poi in team ed infine lavorare con i centri di influenza ecco quindi questo è un po' il percorso dell'Academy Platino, ma dopo la sigla ve ne parlo in maniera più approfondita. Imprendi promotore podcast. Imprendi promotore podcast. Imprendi promotore podcast. Migliora la tua impresa di consulenza finanziaria. Guarda o ascolta l'Imprendi Promotore Podcast. Conduce Enrico Florentino. Che emozioni. Ah, Invenite, ah, 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 ah. Oggi abbiamo delle persone. Imprendi Promotore Podcast. Con Enrico Florentino. E benvenuti Imprendi Promotori, consulenti finanziari, e imprenditori a questa 153 puntata dell'Imprendi Promotore Podcast dedicata alla sintesi sul percorso platino della Promotore Academy, Academy che ha aperto i battenti esattamente questo pomeriggio alle 16:30 e che manterrà le porte aperte per potervi iscrivere fino a domenica sera a mezzanotte, poi chiuderemo tutto e si comincia un anno accademico che sarà un anno accademico straordinario proprio per le tante novità che ho avuto modo di introdurre all'interno della Imprendi Promotore Academy. E vi ricordo che questo podcast va rigorosamente in onda dal vivo nella sua versione video sui profili LinkedIn del sottoscritto di Enrico Florentino, sul profilo social eh, pardon, di Facebook sempre di Enrico Florentino e nel gruppo Facebook dell'imprenditore. E da due o tre giorni anche sto andando in diretta su YouTube perché ho scoperto di poterlo fare e quindi a questo punto ne approfitto anche eh, lì, eh, visto che stiamo parlando del secondo motore di ricerca, non voglio dimenticarlo, più importante dopo appunto quello principale di Google. Non voglio dimenticare inoltre il fatto che questo podcast va in onda anche nel formato audio, che è il suo formato originario, che è quello con cui ho cominciato nell'ottobre di due anni fa, 153 puntate fa, ed è un podcast che peraltro nel formato audio è molto molto seguito, lo trovate sulla piattaforma Apple Podcast, anzi se passate di là ricordatevi di iscrivervi cliccando sul pulsante iscrizione, perché questo vi permette di avere poi tutte le notifiche eh, di ogni qualvolta appunto viene pubblicata una nuova puntata e così come su Spreaker, su eh, Google Podcast ed infine poi su eh, Spotify. Allora, questa sera, come dicevo in premessa, voglio un po' raccontarvi e eh, fare una sintesi di quello che è un po' il tema del bimestre del percorso accademico della Academy Platino, che è incentrato Complessivamente sul concetto di autorità, ma più nello specifico è concentrato sul, sul fatto di andare a leva, no? di fare in modo che un imprendi Perché eh, vi ricordo che il percorso Platino a chi vi accede? Vi accedono ovviamente i miei studenti che hanno almeno eh, un anno di anzianità all'interno della Imprendi Promotor Academy. Non è che uno entra e subito va direttamente al platino, perché? Perché c'è cioè, prima bisogno di fare un processo di trasformazione importante, e questo appunto avviene nel percorso Gold. Dicevo, nel percorso Platino, di fatto si comincia a ragionare, a lavorare su leve importantissime perché si dà già per assodato che il consulente finanziario abbia già interiorizzato moltissimo quella che è la mindset imprenditoriale, e a quel punto comincia a ad dotarsi, ovviamente, di tutta una serie di strumenti, eh, organizzazione, eh, processi che gli consentono poi di andare a leva, perché non voglio dimenticare che il eh, costo orario, per esempio, di un consulente finanziario è elevatissimo. Quando la società mandante paga eh, la ditta individuale consulente finanziario e il consulente finanziario ditta individuale paga a sua volta la persona fisica consulente finanziario. Non dobbiamo dimenticare che il costo orario della persona fisica è molto molto elevato e pertanto come in tutte le società che si rispettino, in tutte le imprese che si rispettino, ci si aspetta fondamentalmente che colui quale poi di fatto eh, e concretamente eh, compie delle azioni, compia delle azioni che abbiano dei ritorni sull'investimento molto importanti. Per questo diventa necessario ad esempio cominciare a delegare, darsi una struttura organizzativa, cominciare ad acquisire per esempio un assistente, eh, così come anche cominciare a mettere, diciamo, eh, i, eh, le basi per poter lavorare con un team, eh, cominciare a dotarsi di processi, insomma, eh, cominciare di fatto a vivere quella che è la complessità, nel vero senso della parola, di fare impresa. Eh, lo racconto spessissimo no? eh, io faccio l'imprenditore da 5 anni e devo dirti che di errori ne ho fatti tantissimi e continuo ovviamente a farne perché non esiste, non esiste in Italia una scuola che ti insegni a fare l'imprenditore certo, ho fatto un master in business administration d'accordo, però diciamo che l'MBA ti forgia per magari fare il manager di azienda e fare il manager, fare l'imprenditore a mio modo di vedere sono due cose completamente diverse. Diciamo che l'imprenditore, esattamente come il consulente finanziario, in linea di principio, hanno la cosiddetta skin in the game, no? hanno la pelle in gioco ed è quella che fondamentalmente differenzia anche l'imprenditore dalla, dalla figura manageriale. E quindi quando fai l'imprenditore hai bisogno di mettere in piedi tante cose, imparare tanti processi. Le principali business school non insegnano queste cose perché non ti insegnano a. Sviluppare il business. Parliamoci chiaro: ti danno dei diplomi, ti permettono sicuramente di approfondire tantissimo le competenze tecniche, però il fatto di saper come fare marketing, come acquisire un cliente, come muoversi sostanzialmente in una trattativa, eccetera, sono cose che i consulenti finanziari o hanno appreso sul campo con la loro pelle in gioco. Eh, oppure le hanno apprese magari nella formazione data dalle mandanti, che però, come al solito, lascia un po' il tempo che trova, non tanto in termini di qualità, eh, sia ben chiaro, quanto nel, nel valore dell'approfondire te le tematiche. Perché spesso e volentieri oggi la formazione erogata dalle mandanti si limita a alcune giornate durante l'anno, sono sempre molte comunque rispetto ad altri settori però il livello di approfondimento che c'è ovviamente è un livello di approfondimento non eccessivo per tante ragioni, per il semplice fatto che magari non si vuole far approfondire troppo le cose da un lato oppure non si possono approfondire perché poi ci sono logiche ovviamente di tempo, di bilancio, approfondire tutto. È lì che poi è nata fondamentalmente l'Imprendi Promotore Academy perché c'era uno spazio che non era assolutamente presidiato, era presidiato da qualche... Formatore così, eh, che si limitava a fare eh, de degli interventi eh, formativi, ma non c'era nulla che potesse eh, assomigliare a una scuola eh, indipendente, autonoma, che non ha conflitto di interessi. L'unica cosa è un matrimonio di interessi che io ho nei confronti con i miei, con i miei studenti, perché glielo dico sempre: mi pagate. Per ottenere dei risultati e i vostri risultati sono una mia vittoria. E quindi, questa cosa è un passaggio molto importante a cui tengo. Eh, tornando all'Academy Platino, è chiaro che il percorso è un percorso che porta veramente a fare un salto di mentalità e di mindset al, all'imprenditore in questo caso eh, e per poi veramente portarlo a livelli, a livelli molto importanti. Oggi. Eh, ho avuto anche il piacere di avere una bellissima sorpresa, per esempio, e tra l'altro la cito con grande piacere, che è Michela Ludigiani, che è una delle mie studenti, che è stata anche una mia studente privata, con la quale abbiamo lavorato tantissimo al suo progetto Ipazia, e per dire oggi vederla Sky a tg 24 eh, intervistata da Mariangela Pira, per me è stato un motivo di grande orgoglio, anzi mi permetto di complimentarmi con Michela in questa, in questa, in questa sede. Eh, proprio perché il, il lavoro che, che è riuscito a sviluppare grazie a questo progetto che abbiamo eh, messo eh, in piedi insieme è, è un qualcosa di straordinario e che mi dà ulteriormente conferma che i contenuti all'interno dell'Academy, i contenuti formativi e poi se messi in pratica sono in grado veramente di portare a leva eh, una persona. Non esistono tanti consulenti finanziari oggi che vengono intervistati. In una rubrica economica importante, molto seguita, come quella di, di condotta da Mariangela Pira. Quindi, questa cosa qui mi fa dire che se c'è un progetto dietro, se ci si applica in maniera importante, si hanno i metodi giusti, è chiaro che le cose veramente alla fine possono accadere. Oggi, nel, nel seminario che ho fatto. Eh, dedicato appunto agli elite advisor no? raccontavo di quali fossero le caratteristiche di chi è un consulente finanziario d'elite e raccontavo che queste nove caratteristiche sono di fatto la spina dorsale della, eh, de 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 dei percorsi didattici all'interno dell'academy e una delle cose più importanti che emergeva è proprio il fatto che la proprietà intellettuale cioè la capacità di mettere nero su bianco, di far emergere le tante competenze, le tante conoscenze mixate con l'esperienza che i consulenti finanziari hanno è un'opportunità straordinaria per loro di cominciare ad imboccare quella strada che è appunto quello della leadership di pensiero. È ovvio che però se si continua a dare per scontate le cose, a farle e a farne tante e però a non valorizzarle, a non metterle fuori è normale che un cliente, da questo punto di vista, non si renda conto della differenza tra un consulente ed un altro. Ecco che nel momento in cui la proprietà intellettuale viene fuori, inevitabilmente c'è una differenziazione rispetto agli altri. Si percepisce dall'altra parte che si ha di fronte una persona che è diversa, che è esclusiva nel suo modo di essere. Esclusiva vuol dire che non ne trovi altre in giro. E pertanto tutto diventa molto più semplice, perché a quel punto il consulente diventa attraente. E, in questo, e il fatto di lavorare sui contenuti, lavorare sulla proprietà intellettuale, lo mette nella condizione, per esempio, di farsi scegliere dai clienti, che è la condizione più bella in assoluto. Più tardi, quando darò con piacere spazio a Marco, Marco ci racconterà più di qualche episodio che gli è capitato eh, nel momento in cui ha seminato la propria proprietà intellettuale e ha fatto in modo che questa arrivasse ai clienti e i clienti a questo punto tirassero sul telefono, lo chiamassero e gli chiedessero appunto un appuntamento per poi ovviamente affidarsi a lui. Ecco, quindi in tutto questo percorso eh, si va a lavorare tantissimo solo strutturare la microimpresa, quindi non si parla più di, eh, del libero professionista che basta a se stesso, ma si comincia a parlare di un vero e proprio microimprenditore, che comincia a mettere ordine all'interno della sua azienda, comincia a fare in modo che la sua proprietà intellettuale, si metodo, proprietà intellettuale si faccia metodo, il metodo non fa altro che essere il prodotto che è la sintesi della professionalità del consulente e a quel punto poi tutto, tutte le strategie per promuovere questo prodotto, questo metodo, il fatto di poter fare sante alleanze con i centri di influenza, il fatto di avere un'organizzazione, il fatto di creare un team, a quel punto tutta questa cosa poi non potrà altro che fare andare a leva e quindi far scalare quella che è una piramide che ho, ho rappresentato oggi all'interno del, del mio webinar dove eh, ci sono quattro tipologie di consulenti. I Faber eh, sono buona parte dei consulenti in questo momento che interpretano praticamente la loro attività come se fosse un lavoro, come se fossero degli artigiani. E sono convinti peraltro che le loro competenze Siano quelle che salverà, li salveranno loro e li faranno lavorare. Peccato che non sia più così. Peccato che se non hai la capacità di mixare le competenze tecniche e anche le competenze organizzative e relazionali per promuovere le stesse competenze tecniche e portarle al grande pubblico, rischi di essere un grande saggio che però alla fine, voglio dire, più di speculare nel senso più filosofico del termine, non è in grado di incidere, in realtà, di portare un impatto positivo nella vita delle persone. Poi ci sono gli sperimentatori, che sono coloro i quali hanno fatto il salto e da artigiani hanno cominciato a ragionare in termini di imprenditori, però sono lì che ancora non hanno ben chiaro il percorso da, 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 da seguire, l'obiettivo. Poi ci sono gli e sono gli artefici, come li ho chiamati io, ovvero quelle persone che cominciano a essere veramente consueti finanziari di successo. Stiamo parlando di gente che ha eh, ormai... Oltre i 50 e va verso i 100 milioni di euro di portafoglio. In quel caso lì abbiamo persone veramente cazzute che però vivono una frustrazione. Vivono una frustrazione perché il fatto di essere riuscite ad arrivare a quel, a quel livello per loro è importante, ma non riescono sostanzialmente ancora a crescere, ad andare all'ultimo livello che è quello degli elite, degli eletti, proprio perché la loro attività sviluppandosi in orizzontale, perché arrivano referenze. Ma dagli stessi clienti e quindi da clienti dello stesso rango, perdonami se utilizzo questa metafora, ma dello, dello stesso livello delle persone che hai in portafoglio, non c'è mai la possibilità di sfruttare delle referenze, io dico in verticale, no? di salire quella sorta di ascensore che porti poi a raggiungere quei circhi, quei circoli ristretti, quei cerchi ristretti dove lì ci sono veramente i clienti più, più importanti. Per fare questo ovviamente è necessario lavorare sui centri di influenza ed è per questo che appunto buona parte del percorso dell'Academy Platino proprio ragiona nel portare, nel far prendere questo ascensore eh, e quindi nel trasformare di fatto quantomeno gli experimenter, cioè gli sperimentatori che è il secondo livello di questa piramide, per portarlo ovviamente poi a. A strutturarsi e, e raggiungere, eh, io eh, con, eh, lo auspico ovviamente, il livello degli eletti. Bene, sono arrivato a, a, al termine di questa prima parte della, di, di, di questa trasmissione, dove eh, ho sintetizzato, e eh, mi auguro, spero efficacemente, il, eh, il, il programma e il percorso del, de, de, dell'Impresa dell Promotore dell'Academy Platino. E adesso ho veramente il piacere di eh, eh, introdurvi eh, Marco Laspina, dopo la sigla, Marco è uno dei miei studenti della prima ora, e devo dire che eh, la sua capacità di produrre contenuti, di mettere veramente in gioco e di far emergere la propria proprietà intellettuale, mi ha spinto tantissimo a volerlo in trasmissione proprio questa sera, perché credo che lui sia uno tra gli esempi più fulgidi, più belli, di come una persona possa da consulente finanziario diventare imprendi promotore, ma avviarsi ma a passo molto spedito, anche sulla strada del diventare un vero, un vero, e proprio leader di pensiero. Segnala storie ed argomenti che ti piacerebbe ascoltare nell'Imprendi Podcast. L imprendi promotore podcast. Iscrivi all'Imprendi Promotore a info -imprendipromotore la prossima puntata potrebbe parlare proprio di questo. La faccio fare a te l'annuncio. Buongiorno e bentornati qui al Imprenditore Podcast. E ciao, sono perso. <ride> <ride> Nonostante tu da, da quanto no. stai facendo il tuo Telegram, cicale. Fornite quello che stavo questa, dicendo con questa cosa al con canale questa... Telegram. Con questa vale apertura me, con questa bellissima, la good morning Vietnam, Marco. Ciao, benvenuto. <ride> quasi, due anni, due anni, quasi due anni. <ride> ciao, Enrico. Ciao, no. ciao, ciao. Allora, intanto, sono molto felice di averti qui perché, come, ti, come eh, dicevo eh, prima eh. della sigletta, eh. sei una, anche tu sei un altro un fulgido esempio del fare, devo dire. E in Academy, di fatto, cioè, è scritto a lettere cubitali no? questa parola di quattro lettere, no? fare, perché senza il fare, 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 purtroppo, non si combina assolutamente niente. E allora, prima di, 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 di farti raccontare un po' le, le, le tante cose che hai fatto, volevo chiederti un po' rispetto a quello che avevi ascoltato in questa prima parte, qualche tua, qualche tua considerazione, Marco. Beh, ho capito appunto che mi ha invitato qui per il discorso dei contenuti. I contenuti è. È quello che secondo me ti fa fare la svolta, mm. nel senso che cosa eh, ci fa scegliere da un cliente? Eh, siamo tutti bravi, siamo tutti preparati, eh, siamo tutti consulenti patrimoniali, abbiamo tutti i migliori prodotti, le migliori banche, le più solide, eh, ma cosa fa la differenza? Cosa fa davvero... Eh, la differenza per farci scegliere dei clienti eh, sono tante cose: l'empatia, eh, far conoscere le nostre ehm, capacità, ma soprattutto mostrare ai clienti quali vantaggi possiamo portargli. Oggi, avere, ne parlavamo proprio prima con dei colleghi, avere un consulente finanziario fa una differenza fondamentale nella vita delle persone. Il problema è che le persone spesso non lo sanno. Eh. E, e quindi per farglielo capire dobbiamo mostrargli cosa possiamo fare per loro, quali vantaggi eh, possiamo fare per loro, come attraverso di noi possono gestire con serenità i loro risparmi, possono raggiungere i loro obiettivi, possono eh, realizzare delle cose che neanche eh, immaginavano. Perché fino ad oggi hanno, hanno chiesto consiglio al vicino di casa, hanno letto un po'... Eh, i, quello che leggevano sul giornale, il barbiere, compravano case, facevano i BTP, eh, oggi è un pochino più difficile, se si vuole raggiungere i propri obiettivi non si può fare in modo artigianale, serve un professionista e i contenuti servono a far capire questa cosa e a far capire dove possono trovare un professionista. Certo, senti tu ti sei praticamente, sei stato un iscritto della prima ora de, de, dell'Accademia e però immediatamente hai cominciato ad attivarti su un sacco, su un sacco di iniziative e mi farebbe sì, sì. piacere che oltre a illustrarci un poco che cosa hai fatto, mi farebbe, mi farebbe molto piacere che tu ci rappresentassi in questo momento anche qual era il tuo stato d'animo quando hai cominciato a fare queste cose qui, perché una delle... Delle de, de, le varie attività e in particolar modo il discorso del canale Telegram eh, Cicale Formiche perché? Perché spesso e volentieri la remora eh, oppure la difficoltà che hanno tantissimi nel cominciare a fare delle cose, i video, gli audio, i podcast, eccetera, ri, risiede un po' in una sorta di non lo so, di paura, di vergogna, di, di, di paura del giudizio, eccetera. Allora ci racconti un po'. E chi era Marco La Spina eh, prima di? di cioè, eh, come è nato la scintilla, la lampadina? Voglio partire, voglio fare per esempio il canale Telegram di Cicale Formiche. Allora, secondo me, allora, la, la svolta è stata, intanto, vabbè, io eh, sono sempre uno che si è dato da fare, sono partito da zero, io non provengo né dalla banca né eh, da che so da papà che ti passa i clienti, perciò proprio da zero 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 e quindi mi sono sempre dovuto inventare eh, da solo dove andare a trovare questi clienti, e... però lo facevo diciamo in maniera un po' disorganizzata, un po' Un po' con quali veniva in mente, cioè, avevo tante idee, tante iniziative, eccetera. Quindi tanta passione il... tanta passione, ma sì, poca sì. Ma poca discipl... non disciplina, sì. periodo fondamentalmente. Beh, poi, non so se parleremo, magari anche dell'academy eccetera. Sì, Questo sì, sì. Eh, mi, eh, mi ha aiutato tanto, però poi, magari ne parliamo dopo. Sì. Eh, per quanto riguarda il canale Telegram, eh, l'obiettivo era di siccome. Partendo da zero avevo anche tanti clienti, ma anche clienti magari piccoli, eccetera, che non riuscivi a dare quella qualità di servizio che davi magari ai clienti più importanti. Il canale Telegram ti consentiva di essere vicino a tutti i clienti tutti i giorni. Cioè, succedeva un qualcosa, un tema d'attualità al telegiornale piuttosto che eh, volevi parlare della previdenza integrativa, della pianificazione successoria, eh, di temi che la gente non, non, non sa neanche che cosa sono, eccetera. Tu, essendo vicino tutti i giorni, 5 minuti al giorno, 7 minuti al giorno, tutte le mattine, hai modo, come una trasmissione radio, di essere vicino alle, alle persone, soprattutto nei momenti difficili quando loro sentono non so io sono partito alla fine del 2018 non so se vi ricordate eh, l'ultimo trimestre del 2018 cosa è successo ogni giorno erano bruciati mille miliardi eh, la fine del mondo eccetera eccetera quindi proprio sull'onda di quella crisi lì eh, invece di passare tutte le giornate al telefono con i clienti a tranquillizzarli avevo un canale telegram che una volta fatto l'audio eh, lavorava per me e in più poi loro potevano condividere, condividere questi audio con altri conoscenti e crearci un passaparola. Questo, ti dico, mi è servito tantissimo durante il Covid. Certo. Perché nel, durante il Covid io avevo già i miei 200 e passa iscritti che mi ascoltavano fedelmente ed erano tutti tranquilli, perché già sapevano, eh, non avevano bisogno di telefonarmi, già avevano ascoltato il mio audio, avevano ricevuto articoli, informazioni, eccetera, riguardo quello che, che doveva, che, che stava succedendo, e devo dire che sono stati tutti tranquilli, ed è stato il comportamento vincente, perché ora sono qui a ringraziarmi, e, eh, perché abbiamo visto poi il recupero che c'è stato sui mercati, e lì se uno non era seguito, eh, e magari si è fatto prendere dal panico, ha fatto davvero dei grossi danni, che poi ci metterà anni a recuperare chi, chi, ha, chi ha venduto a marzo quest'anno, certo. ci metterà anni a recuperare eh, perché. Senti Marco, eh, siccome siamo in un podcast che è molto seguito ed è molto seguito anche dai consulenti finanziari, eccetera. E tanto per non dare per scontato nulla, e vogliamo raccontare, perché non è detto che tutti sappiano che cos'è Telegram e soprattutto che vantaggi da Telegram rispetto al più usato eh, Whatsapp. Scusami se mi permetto di, 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 di chiederti questa cosa, ma per il semplice fatto che eh, magari non, 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 non tutti sanno e soprattutto l'altra cosa che ti vorrei chiedere è come poi hai cominciato a promuovere anche il canale Telegram presso i clienti, perché immagino che tutti fossero... Più abituati a ragionare invece su WhatsApp. Sì, diciamo che il canale eh, eh, Telegram rispetto a WhatsApp dà la possibilità di proprio creare un canale, quindi mh, come un podcast, una vera e pro propria radio on demand eh, su cui tu puoi caricare un audio, ma volendo anche un video, eh, degli altri contenuti iscritti, eccetera e li condividi col pubblico del tuo canale. Quindi loro non possono scrivere nel canale, gli altri non, 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 non possono leggere, non sanno chi sono gli altri iscritti, quindi la loro privacy è tutelata. È certo. proprio come ascoltare la radio, che io accendo la radio, ascolto il conduttore, ma eh, non, non, la mia privacy è tutelata, non, gli altri certo. magari non vogliono far sapere che io in quel momento li sto ascoltando e il nostro lavoro è fondamentale. Certo. Tra l'altro le, le persone non sono obbligate ad avere in rubrica. Tu non sei obbligato ad avere nella tua rubrica dei contatti, per esempio, e, e, diciamo, il contatto dei tuoi ascoltatori. E questa è la differenza più rilevante, per esempio, certo. rispetto, rispetto a Whatsapp. Dove, eh, certo, a... io io posso mandare il, il link del mio canale. Via WhatsApp, via mail, eh, attraverso LinkedIn, altri social, eccetera. E una persona può iscriversi o, o attraverso Passaparola uno lo può far iscrivere, eccetera, e eh, senza che io questo qui lo conosca. Tant'è che addirittura mi sono arrivati e non avrei mai pensato dei nuovi <ride> clienti anche attraverso Telegram, delle persone che non sapevo da, 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 da chi fossero, eccetera. Quindi l'ho conosciuti prima su Telegram, poi mi hanno dato il cellulare, poi ci siamo visti di persona e sono diventati clienti. Questa qui è stata per me una, una grande scoperta, perché il mio obiettivo di Telegram non era fare nuovi clienti. Poi sono arrivati e tanto di, di guadagnato, anche perché sono clienti già evoluti perché già mi stanno ascoltando da sei mesi già eh, hanno interiorizzato certi concetti la piramide dei bisogni, la pianificazione il, goals, il goal based investing l'importanza della protezione l'importanza della previdenza eh, che io non sono quello lì che mi fa raddoppiare i soldi in un anno o che propongo il trading online o l'algoritmo segreto eh, queste truffe che ci sono su internet insomma eh, già mi conoscono, già per cui hai, hai già la, la strada spianata. Diciamo, senti tanti consulenti finanziari, per esempio, quando decidono di avventurarsi nella produzione di contenuti, eh, partono sempre dall'idea, idee: ma non so che cosa dire, non so che cosa scrivere. Ecco, per esempio, Marco Laspina, co come, come si è strutturato per avere. Eh, nuove idee, nuovi spunti, per, eh, cioè come confeziona poi anche i suoi commenti tutti i giorni. Allora, se eh, comunque sei uno che lavora, che va in giro, che incontra le persone, sai che domande ti fa la gente e, e puoi usare quei dubbi, quelle domande, quelle paure, quelle curiosità per farle tue e eh, diciamo invece che rispondere a uno, lo, lo rispondi a tanti. Perché alla fine i problemi delle persone sono, sono quelli. Sono quelli. Certo. Sono quelli. È comprare una casa, fare un mutuo, eh, surrogare il mutuo, questo qui per quanto riguarda l'immobiliare, le tasse, eh, la, eh, la previdenza, quando non lavorerò più, eh, se avrò un'invalidità, eh, farò studiare mio figlio, la macchina, la casa al mare. Cioè alla fine eh, i bisogni sono quelli. Eh, le paure, la finanza, perderò i soldi. Cioè, alla fine ritorna sempre quei temi lì. E se siamo in giro sappiamo le domande che ci fanno i clienti e il, il canale Telegram deve rispondere a quelle domande. Certo, e tra l'altro il modo che hai di condurre è molto bello perché poi anche per esempio ogni mattina se c'è qualcuno dei tuoi clienti che compie gli anni fai gli auguri e quindi è, è veramente è un... È Senti che ha, quel, ha quella il quel, termine in inglese quel flavor, quel sapore della, della de, mi sembra, sai, tipo la radio della comunità di una piccola comunità no? dove eh, mi fa venire in mente il, il, il film Radio Freccia, no? quello di Ligabue, bellissimo, le, 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 bellissimo. Prime, le prime radio private. E però, questa cosa qui è una cosa molto bella che tu fai perché cioè. fa sentire appartenenti alla tua comunità no? ed è. Eh, fondamentalmente è, il, è la chiave di volta, se ci pensiamo no? del, 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 del consiglio finanziario che è al centro è. Di, una di una community, no? C è, c è. Ma una cosa bellissima che, eh, che mi dicono le persone: che mi è successo l'altro giorno. Sono andato a casa di un cliente e parlando, eh, il bambino mi dice: no, è lui! <ride> quello di cicale formiche perché la mamma cioè, ammorbava questo povero bambino tutte le mattine mentre lo accompagnava a scuola sentendo cicale formiche e quindi capisci diventi proprio uno di, di famiglia eh sì perché poi c'è la voce ma questo ti posso garantire lo, lo provo anch'io tantissime volte per esempio quando eh, prima del covid non so se andava al salone del risparmio piuttosto che al, al, al convegno, al congresso ESPA, quello nazionale. E, caspita, ero avvicinato da tantissimi consulenti finanziari che mi dicevano, sai, eh, ormai ti, ti sentiamo tutte le mattine e praticamente è come se ti conoscessimo da un sacco di tempo. E in realtà in, esatto. mi sono conto che in quel momento lì, a parte mi faceva piacere, non lo nascondo, però eh, più di tanto non, non, non avevamo relazione. E quindi questo è. è è straordinario come il potere della voce, il potere della voce che, non dimentichiamolo, è probabilmente uno tra i veicoli che veramente appartiene già al nostro presente e al nostro futuro, perché pensiamo tutti gli investimenti che sia Amazon, sia Google hanno fatto, per esempio sul concetto di Alexa e anche sperando che non mi senta, perché di solito quando la dico io ce n'ho una qui in casa, comincia subito a chiedermi se voglio qualcosa, e, e in realtà... E proprio il fatto del, del, del veicolo della voce perché è, è significativo anche di come questo podcast abbia tra le 30 e le 70 persone collegate di solito dipende poi dai momenti però dopo se andiamo a vedere la, 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 versione, la versione a solo audio si, si va a 800 ascolti alla settimana questo che cosa mi dice? mi dice che la potenza della radio la potenza della voce perché comunque ti consente anche di fare tante altre cose è straordinaria. Cioè, se, eh, poi la, la comodità che uno può eh, fruirle, fruirne quando, quando è più comodo. C'è cioè, chi sente tutte le puntate della settimana, magari al sabato, c'è chi la, la sente appunto accompagnando i figli a scuola mentre prepara la colazione la mattina, c'è chi eh, la sente lì e poi la risente. Eh, mi raccontano un po' i clienti queste cose. Ed è bellissimo andare dal andare da, da, da cliente. Già ti dicono Eh, quando tu hai parlato di questo eh, mi hai fatto riflettere. È Fantastico. Ti, ti capita mai di riascoltarti i primi, i primi Telegram? Che, che, che impatto hanno? <ride> Raccapriccianti. <ride> no, vabbè. Eh, a parte il fatto che, non so, le prime cinque puntate di Telegram, non so, ci avrò messo due ore l'una per fare cinque minuti di registrato. <ride> la, vai, la fai, non ti piace, te, ti risenti, no cavoli, era meglio quella prima, un disastro. Adesso, vabbè, è quasi come farla in diretta, cioè io adesso ancora non ho fatto quella di domattina, quando stacco con te dieci minuti, faccio la puntata di domattina e so già gli argomenti, una piccola mappa mentale con le quattro o cinque cose da dire e via. Però all'inizio, quello che dici anche te, eh, bisogna buttarsi. Cioè nessuno eh, nasce che sa già fare le cose, che le fa in modo perfetto. Se aspettiamo di essere perfetti non le facciamo mai, anche perché non è il nostro lavoro. N né fare la radio, né fare la televisione, né fare eh, i giornalisti o gli scrittori. Eh, se no faremmo quello. Noi siamo consulenti finanziari, dobbiamo essere bravi a fare quello. Poi... Per quanto possibile cerchiamo di arrivare alle persone attraverso anche questi mezzi. Però questi mezzi alla fine che, che, che effetti collaterali hanno prodotto su di te, per esempio? Nel senso che, sai, abituarsi a fare tutti i giorni una cosa, no? sicuramente avrai migliorato il tuo modo di parlare, di, 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 di sintetizzare. Cioè, che, cosa, che cosa ci puoi dire rispetto a questo? Beh, sicuramente eh, è come avere già delle trattative pronte. Cioè, nel senso, tu comunque per fare il Telegram studi e trovi eh, i vantaggi, eh, le, le soluzioni per quella tipologia di cliente, eccetera. Quando tu te lo trovi davanti, eh, sei già preparato. Ah. L'hai detto davanti a 200 persone, che problema c'è a dirlo davanti alla <ride> Shura Maria o… A... No? <ride> Assolutamente. E oltre a questo, che cos'altro anche hai rilevato, per esempio? Quanto ha impattato nel, nel tuo processo di trasformazione, o comunque di evoluzione, di maturità a livello professionale o anche personale, per esempio? Ma anche una maggior, maggior consapevolezza, una maggior, dico proprio a livello anche di autostima, di sicurezza di sé, di consapevolezza del proprio ruolo. E... Allora, Cicale Formica è seguito anche da tanti colleghi, devo dire anche magari alla pubblicità che mi hai fatto tu con, parlandone in questi format, eccetera. E questi colleghi poi mi chiamano e mi ringraziano. Qualcuno mi ha detto sei la mia musa ispiratrice. I eh. colleghi poi sono troppo gentili, troppo buoni, esagerati. Vedi, vedi che ho fatto Però bene mi a... Mi piacere. Vedi che ho fatto bene a coniare il termine del consulencer, perché sei un influencer in questo <ride> momento, no? <ride> Eh, però anche i clienti che so che vanno a eh, BNI a fare questa cosa di networking e dicono, eh oggi ho parlato del tuo Telegram perché lì in un minuto devono parlare di un argomento, eh, ho parlato dell'argomento che hai fatto settimana scorsa a Cicale For Me, che mi è successo più di una volta, che, che mi ringraziassero per, per questi contenuti e, Fa piacere, io non, non penso di essere in concorrenza con uh, altri consulenti finanziari, eccetera. Penso che... mi senti? Ti ho perso sì, sì, forse? Sì, sì. Ti sei frizzato per un attimo. Vediamo... Comunque continua, continua perché ti sentiamo a livello di audio. Ti sei frizzato solo con l'immagine. Marco, mi sa che abbiamo qualche problema. Ci sei? No, eh, niente, è caduta è Caduta la linea, avete visto intanto eh, il, il, la, la, la grande capacità, la grande energia no? che, trasmette, che trasmette Marco. Aspettate che, che lo, lo riammettiamo. Eccolo qui, qua. eccomi. Di ho, qua. Perso, vi ho no, perso Stavo raccontando, stavo dicendo ai nostri ascoltatori della grande energia no? che esprimi, e poi sei arrivato fortunatamente. Eccomi. No, stavo, non so dove siete arrivati. Stavo dicendo appunto che non mi sento in concorrenza con altri colleghi, anche di altre reti, eccetera. Penso che nel nostro lavoro in questo momento ci sia spazio per tutti: per tutti, Ma, perché c'è un, un, un mare di, 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 di clienti che non aspettano altro che parlare con dei consulenti finanziari. È così, è così, è proprio così. Però. Che facciano veramente consulenza, perché poi per l'amor del cielo. C'è anche consulente consulente, c'è eh, il, il, il consulente dipendente di banca, bravissimo, e c'è il consulente finanziario meno, però diciamo tendenzialmente c'è proprio questo bisogno di consulenza. Senti, dal punto di, vista, eh, ci sia per tutti. Dal punto di vista tecnico, visto che c'è una domanda di un ascoltatore, come, mm -hmm. eh, come ti sei organizzato per esempio per poter registrare? Hai questa cuffia e il telefono. telefono. Fine. Basta. Ok, semplice. Cioè, comunque con un iPhone oggi si fa tutto. Esatto. Allora. Poi io eh, preferisco metterli comunque sul computer, su Mac, perché eh, la, di Telegram è, è importante, c'è anche la versione desktop. Quindi non è solo un'applicazione per il telefono, per l'iPad, ecco questo non l'abbiamo detto, c'è la versione desktop e poi li carico da lì perché mi resta più ordinato le mie cartelle con tutti i file audio, eccetera, però in teoria si potrebbe fare anche tutto da telefono. Aspetta, eh. Sì, questo lo possiamo confermare. Senti, altre due battute perché siamo quasi in chiusura. E, e la prima cosa, quando, è, quando comincerai a passare al format o al media maggiore, al fratello maggiore che il podcast? <ride> Vediamo, speriamo, l'obiettivo è quello sicuramente, anche perché eh, magari con un podcast un po' più lungo riesci a approfondire di più. Io adesso sto facendo un altro format che è il finanza aperitivo, che è un webinar video in cui intervisto un esperto e quello lì dura mezz'oretta e già si riescono a approfondire dei temi. E... Adesso sto facendo un po' quello, vediamo un po' in base al tempo, in base alla famiglia, al cliente, tutti gli impegni. Certo, ma che tipo di riscontri eh, stai facendo per esempio attraverso queste interviste degli esperti fatti appunto col cliente aperitivo? No, bene, bene, cioè quello lì è, è un canale diverso, è, il cliente deve essere un pochino più fedele perché si deve mettere mezz'ora a ascoltare e vedere il video, sì. eh, però se lo vedi riesci a approfondire degli argomenti un attimino di più. Cioè, se sei sì. un avvocato patrimonialista e tratti i temi della tassa patrimoniale, la pianificazione successoria, eh, le tasse di successione, eccetera, non lo puoi sbrigare in cinque minuti. Ti serve, intanto… Lì ho anche una spalla autorevole, quindi… Eh, siamo in due e quindi si ha maggiore, maggiore autorevolezza che da solo. E in più hai poi più tempo per, per approfondire che non uh, i 5-10 minuti del Telegram la mattina. Ottimo, 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 ottimo. Senti, hai voglia di raccontare un po' com'è stata la, questa esperienza degli ultimi due anni eh, all'interno dell'Accademia? Certo, no, beh, come ti dicevo prima, eh, io ero... Già una persona che comunque faceva, ho sempre fatto, mi sono sempre fo formato, eh, già avevo vinto diversi anni i PF Awards, quindi per, per le competenze, eccetera. E, e avevo un discreto successo nella mia professione, quindi il problema non era quello. Era proprio un problema di maggior organizzazione, di strutturarsi, di avere dei processi, dei metodi. Eh, quando vado dal certo cliente, eh, mando una certa mail con il mio logo. Eh, tutto eh, col promemoria parleremo di questo, dopo l'appuntamento abbiamo parlato eh, di questo, nel prossimo appuntamento tra 15 giorni parleremo di quest'altro. Eh, appunto strutturare il Telegram, strutturare delle mailing list, Tutti, tutte cose che ti permettono di lavorare meglio, più sereno e anche aumentare la tua qualità di vita perché se no sei sempre a rincorrere, sei sempre a, sì. a fare questo, quello, e, è un grosso caos. E il più delle volte magari sono cose che sono anche a, a basso diciamo, contenuto di valore per te che, e quindi rischi alla fine poi di disperdere un sacco di, di lo dicevo all'inizio, di disperdere un sacco di tempo, un tempo che peraltro è molto costoso per la tua impresa di consulenza certo. finanziaria, perché certo. sappiamo che il costo orario di un consulente finanziario, grazie al cielo da un lato, eh... Sì, sia ben chiaro, è molto sì, esotico, sì. quindi è, è peccato sprecarlo per delle cose che potrebbero magari essere delegate o, o comunque risolte, magari con la tecnologia. Per quello, poi, comunque, ho trovato nell'academy eh, delle cose che nessun altro formatore comunque propone, cioè, volente o nolente. Eh, o vengono fatte con Enrico oppure sinceramente eh, cioè, sono bravissimi formatori ma su altri temi, magari temi tecnici, eh, temi appunto di consulenza patrimoniale puoi fare dei corsi ESPA, puoi fare dei corsi cioè su davvero la tua imprenditorialità, come strutturare la tua impresa di consulenza come strutturare i processi, come rendere scalabile la tua attività quindi, che crei eh, un qualcosa e poi lo produci in serie. Eh, come mettere un, un piano editoriale, come raggiungere clienti di un certo standing, eccetera, sono cose che o fai con Enrico oppure non, non si trovano in circolazione, a mio avviso, soprattutto di questa qualità. Cosa posso dirti? Grazie, ti voglio bene. Poi, posso dire, <ride> ecco, un'altra cosa dell'Academy, oltre a Enrico, che va bene, la superstar gli ospiti la qualità degli ospiti di, di grandissima grandissimo mi vengono in mente non so eh, Alessio Beltrami che è un guru del content marketing veramente il numero uno eh, mi viene in mente la bravissima Ilaria San Gregorio che so che stasera ci sta, ci ci sta, sta seguendo. Salutiamo e salutiamole mandiamo un bacio veramente numero uno e non so, shire Re, per, per quanto riguarda l'imprenditore, Beatrice Cicala, eh, o anche, gli, anche non i formatori, gli ospiti esterni, il professore Carnevale Maffè, cioè veramente delle superstar. Sì, sì, abbiamo avuto veramente un sacco di begli ospiti, e, e, e Paolo Sironi penso, insomma, ci hanno dato veramente... Uno, ciascuno tantissime, tantissime cose quindi è molto molto bello e, e tra l'altro ce ne saranno tantissimi anche nel prossimo anno accademico perché appunto torna Alessio Beltrami, c'è Mirko Saini, eh, abbiamo Beatrice Cicala ancora insomma eh, devo dire Cristiano Guerra uff, eh, Tiziano Fogliata insomma tutte persone che possono mettere veramente nella condizione consueto di fare un, un grande salto, un grande salto di qualità Senti Marco. E poi la possibilità, ti dico un'altra cosa: è di eh, conoscere davvero dei colleghi di altissimo livello, cioè, comunque, soprattutto nelle aule. Adesso, prima o poi si potrà ritornare in aula. Non è che avremo il COVID, spero fino al 2025, <ride> eh, sì, cioè, davvero c'è stata l'opportunità di conoscere i colleghi comunque. Eh, più innovatori, più motivati, che fanno e faranno davvero la storia di questa professione, che secondo me ha un grande futuro. Eh sì, è proprio così. Senti Marco, grazie veramente della tua testimonianza e anche de, de, del tuo racconto delle tante attività che, che hai fatto. Io ti faccio i complimenti e cosa dire? Beh, noi ci, noi ci vediamo uh, ai primi di dicembre eh, quando riparte l'anno accademico e mentre con certo. gli ascoltatori del podcast noi ci vediamo poi a questo punto lunedì prossimo quando ripeto promotore podcast ritornerà con cadenza settimanale perché eh, lo, lo annuncio questa sera ho bisogno di tirare anch'io un po' il fiato perché è stato un po', un po di, che, di riposo è stato un novembre è stato un novembre veramente veramente molto intenso ma che è stato anche molto molto bello di fatto di incontri ovviamente online e di tante persone nuove che hanno cominciato a far parte anche dell'Accademia e quindi sono veramente felice. Ricordatevi, le porte sono aperte da oggi pomeriggio fino a eh, domenica. E se siete nella mia mailing list eh, riceverete poi tutti i dettagli e tutte le informazioni. Marco, grazie di cuore, mi aiuti a lanciare la sigla. Grazie a te. 1, 2, 3. Sigla. Vai. Segnala storie ed argomenti che ti piacerebbe ascoltare nell'Imprendi Promotore Podcast. Podcast. Scrivi all'Imprendi Promotore a info, info La prossima puntata potrebbe parlare proprio di questo.